Lunedì 25 giugno 2018 si è svolto a Milano, presso la sede della Regione Lombardia, il convegno Famiglie in crisi, fragilità delle relazioni familiari e criticità del sistema di tutela, due facce della stessa medaglia. L'incontro è stato organizzato con l'intento di mettere in evidenza le problematiche riguardanti la crisi della famiglia e il sistema di tutela istituzionale, come spiegato dalla responsabile nazionale dell'ufficio legislativo dell'Associazione Rete Sociale, avvocato Katia Pichierri. Il tema e il focus è la crisi della famiglia nell'ambito però della tutela istituzionale, quindi cerchiamo di mettere in evidenza attraverso uno sguardo di professionisti che sono nel mondo dell'accademia, nel mondo dei tribunali e quindi diciamo in trincea appunto gli stessi servizi sociali che sono un po' a volte criticati appunto dai più, cerchiamo di fare proprio in cooperazione una valutazione critica ma più oggettiva possibile di quelle che sono le disfunzioni che il nostro sistema nazionale di tutela purtroppo presenta e poi anche negli ambiti regionali, perché non dimentichiamo che la gestione dei servizi sociali è lasciata dal punto di vista proprio della carta costituzionale agli enti locali, quindi regioni e in particolar modo ai comuni. Una delle problematiche è quello della gestione delle risorse dal punto di vista politico-economico. Siamo confrontati un po' tutti noi professionisti e soggetti istituzionali e verifichiamo che le risorse sono mal gestite, nel senso che sono riservate molto spesso ad alcuni appunto dei soggetti che possono essere certamente degli attori importanti. Mi rivolgo per esempio alle strutture di accoglienza dei minori che però appunto gestiscono quello che dovrebbe essere, anche secondo le linee guida dell'ordine degli assistenti sociali, un extrema ratio, cioè il minore dovrebbe essere allontanato dalla propria famiglia proprio quando tutti gli sforzi di tutti i soggetti sono stati posti in essere e sono risultati vani. Così invece molto spesso non accade, proprio perché sembra quasi essere più facile collocare un minore al di fuori della propria famiglia, tenerlo appunto in una struttura di accoglienza, lo si tiene non per 24 mesi come invece la legge dispone, ma di addirittura appunto tutta la vita adolescenziale fino al raggiungimento non solo della maggiore età ma fino addirittura ai suoi 21 anni, senza garantire a quel minore una relazione familiare con le caratteristiche, proprio i valori insomma della famiglia tutto ciò accade proprio perché c'è una distratta politica, economica e sociale in cui c'è una sperequazione di risorse ed è evidente. Noi vogliamo, come associazione Rete Sociale, vogliamo mettere anche in evidenza il fatto che sicuramente la figura professionale dell'assistente sociale è una figura importante, ma mi piace usare una terminologia, cioè nemo ad impossibilia tenetur, cioè nessuno è tenuto e obbligato a svolgere quello che è un obbligo che in realtà è impossibile da svolgere, proprio da adempiere. Quindi vogliamo anche mettere un focus su quelli che sono i compiti oggi dei servizi sociali, che sono veramente tantissimi, ma che questi servizi non hanno poi le risorse. A parlare dei servizi a tutela dell'infanzia, il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, Gianmario Gazzi, e la presidente dell'Ordine della Lombardia, Mirella Silvani. Il mio intervento verterà sulla situazione a livello nazionale rispetto ai servizi a favore della tutela dell'infanzia, sulle criticità emerse negli ultimi anni rispetto alla gestione di questa funzione necessaria da parte dello Stato di tutela appunto e protezione dell'infanzia, così come tutti gli strumenti necessari per sfruttare al meglio le potenzialità di mediazione, dei servizi, anche di tutto ciò che può essere utile alle famiglie largamente intese per essere supportate nella funzione genitoriale. Le criticità sono molte, possiamo partire da quella cronica delle risorse, dello smantellamento progressivo di molti dei servizi, quindi anche la necessità di ripartire con un piano di finanziamenti adeguato a livello comunale, regionale e nazionale. In parte questo è già stato fatto, però non è necessario. Assieme a questo, un maggiore ordine rispetto anche alle professioni che intervengono, alla qualifica
dei professionisti, quindi anche i percorsi formativi integrati, così come probabilmente è arrivato anche il tempo in cui si potrà affrontare una riforma eventuale della giustizia minorile partendo dal minorenne messo al centro di questo disegno di riforma. Ci sono in atto in Regione Lombardia delle collaborazioni tra ordini, ci sono in atto tavoli tecnici di approfondimento anche con il livello della magistratura, e il rapporto e l'occasione di avere momenti di confronto diretto da punti di vista diversi è l'elemento qualificante di una realtà che già ha risorse proprie. Vorrei nel mio intervento sottolineare anche l'importanza delle risorse, che sono risorse sia di tipo economico e quindi con flussi che sicuramente arrivano dal livello nazionale, ma richiedono, e Regione Lombardia in alcuni ambiti l'ha fatto, un potenziamento dal livello appunto territoriale, ma anche il potenziamento delle risorse umane. Il servizio sociale professionale è il fulcro di tutta una serie di attività di tutela ai minori, e il fatto che Regione Lombardia abbia comunque un'articolazione di ambiti, piani di zona molto diffusa, deve essere accompagnata dalla presenza anche di operatori qualificati, formati, specializzati in un settore che anche in Lombardia è un settore critico, con caratteristiche magari diverse rispetto a altre realtà territoriali, ma che nasce comunque da quella che è la fragilità che comunque una realtà complessa come è la società lombarda, sfaccettata, ricca, ma anche con grosse aree di emarginazione, può e deve mettere in campo. A trattare il tema delle perizie psichiatriche nel campo del diritto di famiglia, lo psichiatra forense del Comitato Scientifico dell'Associazione Rete Sociale, Paolo Cioni. Da psichiatra affronto il tema delle criticità delle perizie che svolte da psichiatri e psicologi nel campo del diritto di famiglia possono portare a conseguenze molto devastanti e quindi dovrebbero essere basate su elementi il più possibile controllabili e oggettivi. Al giorno d'oggi c'è invece una diciamo tendenza a delle interpretazioni anche fantasiose da parte e non supportate da dati, che invece dovrebbero essere la base fondamentale di una perizia, perché una perizia è una raccolta di prove da portare a un giudice e non una serie di opinioni personali che possono essere basate appunto non su dati oggettivi. E a questo proposito faccio anche una proposta di introdurre quello che negli Stati Uniti ormai sta diventando una pratica comune, quella di utilizzare tecniche neuroscientifiche per potersi appoggiare ai risultati di una valutazione oggettiva. In particolare io propongo una tecnica su cui ho esperienza e ho già diciamo accumulato molti casi in cui mi sono cimentato, della elettroencefalografia quantitativa, che non ha a che fare con l'elettroencefalografia diciamo di quella standard, e che porta alla produzione di mappe cerebrali che possono dare delle indicazioni molto precise su vari aspetti dell'emotività, della cognitività, e per esempio sui minori possono anche dare delle indicazioni per esempio su profili particolari che possono essere correlati con alta percentuale statistica a abuso, a maltrattamento e abuso. Quindi sono indici diciamo che oggettivi che possono essere affiancati a quello che viene fatto attualmente, ma per dare una credibilità molto maggiore alla valutazione finale, quindi portare a delle conclusioni che non abbiano diciamo una soggettività esagerata, e quindi che il giudice si possa affidabilmente basare su degli indici che lo aiutano a formulare poi il suo giudizio finale.